SS commander. It's for you. Una campanella risuona a bordo della Stazione Spaziale Internazionale. È il segnale con cui inizia l'avventura di Luca Parmitano come comandante dell'Expedition 61. È la prima volta in cui un astronauta italiano ricopre il ruolo di leader a bordo della stazione, la terza per un europeo. Un grande onore per l'astronauta di Paternò che, serio ed emozionato, ha dettato subito la cifra della sua esperienza di comandante, che durerà fino a febbraio 2020. 4 mesi con 3 stelle polari, gratitudine, umiltà e fiducia. Sono queste le parole scelte da Parmitano per descrivere il suo cammino. Gratitudine verso l'equipaggio, ma anche verso l'Europa e l'Italia. L'umiltà è la qualità grazie a cui si metterà a disposizione del lavoro di bordo. Prima di partire per la missione Beyond, in un'intervista con l'agenzia Dire, Parmitano aveva parlato proprio di questo, descrivendo il suo desiderio di mettersi al servizio degli altri astronauti per permettere loro di vivere al massimo l'esperienza nello spazio. Non solo non sento il bisogno di essere assolutamente protagonista in tutti gli eventi, ma più che altro vorrei restituire. Io ho avuto un'esperienza in cui ho potuto fare davvero quasi davvero tutto, in un certo senso sarò il comandante di questa spedizione. È importante per me avere l'aspettativa che, se non riuscirò a fare tutto, sarà molto più importante permettere agli altri astronauti di acquisire esperienza. Infine, Parmitano ha parlato di fiducia, quella che senz'altro l'intera crew merita per addestramento e preparazione. E a questo proposito, Astroluca ha ricordato ciò che gli ha permesso di arrivare a diventare comandante, scuola e accademia in primis. Parmitano è colonnello dell'Aeronautica Militare. Abbiamo chiesto a Daniello Violetti, vice capo dell'Ufficio Generale per lo Spazio dell'Aeronautica, quali valori pensa che l'esperienza militare abbia trasmesso all'astronauta. Lui è stato selezionato in accademia tra migliaia di persone, soltanto per l'ingresso. Una volta entrato in accademia ha iniziato un percorso molto duro che prevede una serie di selezioni e di formazioni non solo diciamo fisiche, quindi legate all'addestramento fisico in sé, ma soprattutto direi mentale e psicologico. Quello che si cerca di affrontare in accademia, comunque poi nel corso della carriera, è cercare di trasmettere dei valori che sono poi alla base di quello che è il futuro impiego del personale delle forze armate, in particolare dell'aeronautica. Nel caso specifico, considerate che dobbiamo considerare che fare il mestiere del militare, se dobbiamo definire così, è un mestiere che si fa per vocazione, quindi per spirito di servizio, credendo in quelle che sono istituzioni. Sicuramente non lo si fa per motivi economici oppure per, come si dice banalmente, trovare un posto di lavoro. Quindi ecco che questi valori che vengono insegnati dal primo giorno sono poi quei valori che portano avanti l'addestramento, che portano avanti la formazione di un pilota inizialmente e astronauta dopo, e portano poi al completamento di sogni come quello di Luca Parmitano, che fanno diventare di Luca stesso il comandante di una stazione spaziale. Di grandissima professionalità e profonda umanità ha parlato invece l'Exploration Group Leader dell'Agenzia Spaziale Europea, Bernardo Patti, durante un evento dell'Agenzia Spaziale Italiana per seguire la cerimonia con cui Parmitano è diventato comandante. Ma c'è di più. Luca Parmitano è visto quasi come un eroe della NASA dopo l'evento del 2013, quando rischiò di affogare per una perdita di acqua all'interno del casco della tuta durante una passeggiata spaziale e si salvò grazie alla sua grande preparazione tecnica. Le prossime attività extraveicolari, dette EVA, sono 10, 5 in ottobre e 5 in novembre. La metà riguarderanno l'esperimento AMS-02, su cui lavorerà lo stesso Parmitano come regista dell'intervento e sarà il primo non americano a farlo. Insomma, le prossime settimane sulla stazione spaziale saranno ricche di attività affascinanti. Intanto sulla Terra si moltiplicano le iniziative pop per celebrare Parmitano. Playmobil ha spedito in orbita 2 personaggi molto speciali con le fattezze dell'astronauta dell'ESA. Si tratta di 2 della speciale edizione limitata di 25.000 personaggi, che si possono trovare solamente allegati alle copie dell'edizione italiana di questo mese. Il numero di ottobre è ricco di fumetti relativi al tema dello spazio per ispirare i bambini. La collaborazione con la rivista e per il personaggio è nata grazie all'ESA, all'Agenzia Spaziale Italiana e all'editore italiano, per celebrare gli obiettivi raggiunti dall'astronauta e promuovere la formazione e l'immaginazione nei più piccoli. Per chi è più grande invece, ma comunque passione per lo spazio e voglia di lasciarsi ispirare, arrivano 2 fumetti. A Lucca Comics sarà presentato un Nathan Never spaziale e tornerà Ratman di Leo Ortolani con una nuova avventura che coinvolge Parmitano, dopo l'esperienza con Paolo Nespoli.